Se questo video supera 20.000 mi piace, prendo la maglia di Vlahovic. Vamos. Dusan Vlahovic. Dusan Vlahovic. Dusan Vlahovic. Ragazzi, praticamente fatta. Dusan Vlahovic sarà un nuovo giocatore della Juventus. C'è stato l'accordo tra Juventus e Fiorentina sulla base di 67 milioni più bonus. Ragazzi, è praticamente fatta. Oggi è il 24 gennaio ed è arrivata questa notizia bomba. Dusan Vlahovic è un nuovo giocatore della Juventus. Tra giovedì e venerdì sosterrà le visite mediche al G-Medical. E ora mi viene da pensare solo una cosa. Dybala rinnova. Morata va via. Ci sono tante questioni, no, da risolvere, tante questioni da capire. Dybala si sa che ha un precontratto con la Juventus, a differenza di Vlahovic che aveva detto io non rinnovo proprio, quindi ragazzi sarebbe andato via zero. Dybala ha un precontratto con la Juventus, deve solo firmarlo ragazzi, quindi io mi aspetto che Dybala firmi sto contratto alle condizioni della Juve. Comunque, Morata a questo punto cosa fa, ragazzi? Punto interrogativo. Morata va via, va al Barça? C'è il Barça che lo vuole da almeno prima della sessione di mercato, che Xavi ha detto tu devi venire qua. Morata aveva già praticamente detto di sì, ma Allegri ha fermato tutto. Ma adesso con Vlahovic che arriva, Morata resta o va via? Io sinceramente lo lascerei andare, visto che la sua volontà è comunque di andare via. E comunque, ragazzi, è un giocatore che personalmente è discontinuo, perché lo vedo a partite che fa il fenomeno, a partite che invece non sembra neanche in campo. Cioè, purtroppo è da dire, ragazzi, è discontinuo Morata. Invece Vlahovic è l'attaccante completo, l'attaccante che serve alla Juventus, l'attaccante che ti fa salire la squadra, l'attaccante che di fisico non lo sposti, l'attaccante che con destro, con sinistro fa gol. Comunque, ragazzi, Dusan Vlahovic è un nuovo giocatore della Juventus. E andiamo a vedere i suoi gol del 2021. Eccolo qua, Dusan Vlahovic che si porta a casa il pallone e che esulta. Tra l'altro, ho visto i striscioni già della curva Fiesole. Cioè, ragazzi. Ah, vabbè. Comunque, partiamo qua con un bel rigore, ragazzi, anche di rigore. Cioè, il rigore ne ha sbagliato solo uno quest'anno, se non erro. Pum! Cioè, ragazzi, lì alla Pippo Inzaghi si è inserito e l'ha messa dentro. Cioè, guardate che giocatore, che giocatore. Inserimento e poi anche lì col destro, col sinistro e fa gol. Difficilmente sbaglia davanti alla porta, difficilmente sbaglia. Veramente un giocatore fenomenale. L'attaccante che dopo Cristiano Ronaldo serviva alla Juventus. Ragazzi, guardate qua, pum! Su ribattuta la mette dentro. C'è l'attaccante che veramente Moise Kean purtroppo è arrivato alla Juve, non ha brillato, speriamo che si riprenda, perché veramente mi dispiace per Moise Kean. Però ragazzi, Dusan Vlahovic è l'attaccante che serve alla Juve. Adesso voi direte sì, ma il centrocampo speriamo arrivi comunque Rovella, visto che la Juve l'ha chiamato, e poi qualche innesto ci deve essere, perché centrocampo anche lì non è che va benissimo, anche se ultimamente si è ripreso un po' il centrocampo. Comunque, ragazzi, stiamo vedendo dei gol veramente di freddezza sotto porta di Vlahovic pazzeschi. Veramente, poi c'è un tiro da fuori, guardate là, cioè ragazzi, un golasso, cioè veramente fortissimo questo giocatore. E c'ha solo 23 anni, se non erro. Raga, boom, cioè di prima al volo. È veramente l'attaccante è completo, ragazzi, lo dirò più volte. Lo dirò veramente più volte, l'attaccante che serve ora alla Juve. Guarda là, cioè ragazzi, di volè, veramente un golasso. Guarda là, op. Sono tanti gol simili comunque, sotto porta, porta vuota, un po' la Ronaldo, possiamo dirlo? Rigori, anche Ronaldo tirava tanti rigori, gol sotto porta, qua un altro rigore, questo è il cucchiaio, anche lì ci delizia con queste perle Vlahovic. Un altro rigore, vedete ragazzi, fa tanti rigori. Boom. Però non ne sbaglia uno, cioè ne ha sbagliato solo uno quest'anno, quindi tanta roba. Poi guardalo lì, boom, vedi, rapacia, è proprio lì, sotto porta, non sbaglia ragazzi, non sbaglia.
Andiamo, altro gol simile, cioè sono tutti gol simili, però ragazzi, l'attaccante che serve davanti alla porta, l'attaccante che ha visione di gioco, l'attaccante che vede la porta, l'attaccante che segna anche di testa. Lui segna con tutte le parti del corpo, ragazzi. Veramente. È completo, completed. Cioè veramente forte. Allora, boom. Al volo anche, fa parecchi gol al volo. Controbalzo di volée, veramente fenomenale. Dusan Vlahovic. Ancora non ci credo, ragazzi. Cioè, allora là, di prepotenza fisica, se n'è andato e l'ha messa dentro, veramente strepitoso. Strepitoso. Ecco qua, un altro calcio di rigore, ragazzi. Comunque sarà rigorista della Juve a sto punto, perché comunque ne ha sbagliato solo uno, se non erro, la settimana scorsa, tra l'altro. Boom, calcio d'angolo. Di volée? No, di ribattuta. Raga, di ribattuta. L'attaccante che veramente segue tutta l'azione e poi segna, ragazzi. Poi boom. Bello questo. Spalla alla porta e poi lì non sbaglia, ragazzi. Lì non sbaglia. Vediamo qua. Di testa, ragazzi. C'è una precisione anche con la testa pazzesca. Cioè, veramente fenomenale. Guarda, ragazzi, come si è smarcato dall'uomo e poi l'ha messa dentro. Qua un altro calcio di rigore. Olè, mamma mia che siluro, imparabile, imparabile ragazzi. Che fenomeno, non vedo l'ora di vederlo in campo con la Juve. Altro rigore, anche le punizioni, eh. Era il giocatore che mancava anche per le punizioni, perché Dybala ultimamente, non mi ricordo gol di Dybala su punizione ultimamente. Ronaldo ne ha fatto uno contro il Torino con la Juve, però guarda qua, cioè ragazzi, Vlahovic... c'è una precisione pazzesca anche sui calci di punizione. Poi rigori ne abbiamo visti almeno 15, non so quanti ne abbiamo visti, però ragazzi, fenomenale. Cioè sotto porta, guarda lì. Guarda lì, che controllo. Che controllo e come tira. No, guarda, raga. Completo. Voi direte, quante volte ho detto completo nei commenti. Cioè guardate lì, si smarca bene e poi la mette dentro. Davvero attaccante, questo è un gol davvero attaccante, perché tu ti liberi dell'uomo e poi la butti dentro. Veramente fenomenale. Un altro calcio di rigore e sbadaboom. Guarda lì, questo veramente, vabbè che il portiere forse, sì no, qua il portiere ha delle colpe, però ragazzi, golasso, cioè veramente forte, veramente forte. Guarda lì come si libera e poi tu per tu non sbaglia, che è un siluro tra l'altro. Hop, e poi tanti gol così, però ragazzi bisogna essere lì per fare questi gol, bisogna trovarsi in quel punto. Olè, di volè non sbaglia quasi mai, ragazzi. Comunque abbiamo visto i gol di Vlahovic del 2021, tanti rigori, ma anche gol su punizione, gol di testa, gol al volo. Ragazzi, è l'attaccante che mancava alla Juventus, l'attaccante completo, l'attaccante che ti fa 20 gol a stagione, quello che mancava alla Juve, è quello che mancava alla Juve, ragazzi. Comunque, ditemi cosa ne pensate qui sotto nei commenti, spaccate il like, iscrivetevi al canale. Se questo video supera 20.000 mi piace, prendo la maglia di Vlahovic. Vamos!